facciamo che lo lascio così, evito sì? anch'io le domande. Così so dove mettere le mani. Esatto. Posso farla io? Sì, falla. Ecco, siamo in diretta qui da Cerete col sindaco per una giornata importante, un ricordo importante. Sì, un ricordo importante, un ricordo un po' triste perché è legato al 10° anniversario del terremoto dell'Aquila. Importante però perché in quell'occasione ha perso la vita Alice Dal Brollo, che è una ragazza della nostra comunità che ha ovviamente segnato la nostra piccola comunità di Cerete, e ci piaceva l'idea di ricordarla intitolando a lei la nostra biblioteca. La nostra biblioteca sta così prendendo poco alla volta una sua identità, e anche quello di darle un nome secondo noi è un segno importante. Come abbiamo fatto per la scuola, anche per la biblioteca ci piace l'idea di dare un nome che in qualche modo è legato al nostro territorio, per cui abbiamo scelto Alice, che peraltro frequentava la nostra biblioteca, e quindi ci sembrava l'occasione giusta. Ecco. Insieme a lei viene anche ricordato una persona che ha dato un contributo importante 10 anni fa all'Aquila, un vigile del fuoco. Sì, esatto, Marco Cavagna, che è la seconda persona deceduta in provincia di Bergamo. Ci sono stati due morti legati a questo terribile terremoto. Questo era un vigile del fuoco che, come ben sappiamo, si è messo in prima linea dal primo momento, come sempre fa il corpo dei vigili del fuoco, che sono di un'importanza impressionante per il nostro territorio e non potremmo farne a meno, giusto ricordare anche lui. Per chi non ha conosciuto Alice, Alice era un esempio di vita, una ragazza molto semplice, dove anche la danza ne ha fatta la sua giovinezza. Sì, Alice era una ragazza allegra, una ragazza che sapeva trasmettere questa sua allegria e che in tutti infondeva coraggio. Per cui anche questo fatto che si tratti di una persona così che ha avuto un'influenza così positiva su chi le stava a fianco, a maggior ragione ha così arricchito la nostra volontà di intitolare a lei la nostra biblioteca. Anche perché nella sua giovane età, che purtroppo non ha potuto andare avanti con la vita, stava per scrivere un libro. Sì, stava per scrivere un libro, l'abbiamo saputo dalla sua mamma quando così ci siamo incontrati per parlare un po' di lei, e infatti sulla targa che esporremo all'ingresso della biblioteca c'è un piccolo tratto di questo libro che aveva iniziato a scrivere. Non sappiamo se poi l'avrebbe mai finito oppure no, però ci sono alcune frasi che parlano proprio del destino e, lette con il senno di poi, hanno un fascino non indifferente. Grazie. Grazie. E proprio qui, questa è la scuola dove c'è la biblioteca che verrà intitolata ad Alice, la scuola nuova che Cerete ha inaugurato qualche mese fa, e qui il ricordo di Alice ovviamente non tramonterà mai.